Sboccia la primavera sotto il sole di Riccione con un palinsesto ricco e variegato, simbolicamente rappresentato da una bella immagine che accompagnerà questo palinsesto 2023. Abbiamo presentato tutta una serie di eventi che accompagneranno dai prossimi weekend tutta la programmazione dell'intero arco dell'anno fino a fine anno. Questo credo sia la vera novità. E non sono, ci tengo a ribadirlo, eventi fino a se stessi, ma hanno un filo conduttore che è quello della sostenibilità. Abbiamo intrapreso questa strada nella nostra programmazione, nella città futura, e questo lo riproponiamo in tutti i nostri eventi. Quindi la stessa Pasqua accoglierà i nostri ospiti con un giardino fiorito all'interno dell'area centrale, e questo è il nostro filo conduttore, perché vogliamo che sì, gli eventi siano diciamo la cartolina di quella che sarà la città del futuro, una città sostenibile legata ai temi dell'ambiente. Avremo il periodo di Pasqua con la valorizzazione delle nostre ville storiche, a partire da Villa Lodifè fino a Villa Mussolini con lo Smaned, ormai un evento consolidato che vede coinvolti artisti, DJ e quindi intrattenimento e quant'altro. Poi avremo invece, e qui ci tengo a sottolinearlo proprio per evidenziare come siamo legati ai temi dell'ambiente, la sera del 22 di aprile, che è la giornata internazionale della Terra, uno spettacolo molto bello firmato dal gruppo Festi sui temi appunto della sostenibilità ambientale. Seguirà un importante concerto, ma non sarà solo un concerto, ma sarà un weekend dedicato anche alla lettura con Vinicio Capossela. Quindi questi sono i nomi degli artisti che metteremo in campo. Ci sarà poi il weekend del 1° maggio, che tornerà a valorizzare le ville di cui parlavo. Tutta una serie di eventi che vedranno protagonisti anche in estate, nomi importanti. Abbiamo già pensato alla Notte Rosa con Carmen Consoli, quindi con un artista di spicco. Abbiamo pensato a un compleanno dei Nomadi, che verranno a festeggiare i 60 anni della loro carriera proprio a Riccione, torneranno da dove sono partiti e nati artisticamente. Avremo Radio DJ, verrà riconfermata, avremo Ballamondo con Max Gazzè, quindi tutta una serie di eventi già programmati con artisti di questo livello. E ripeto, la novità è aver già calendarizzato fino a fine anno tutti gli eventi che andremo a fare. Avete condiviso questo calendario, che poi sicuramente nell'arco della primavera e l'estate si svilupperà con tanti altri dettagli e altre iniziative, con la città e con gli operatori. Sì, con la città e con gli operatori che li vedranno coinvolti in molti eventi, ma soprattutto è stato un lavoro preziosissimo, intersettoriale, fra i vari settori dell'amministrazione, ma fra i vari assessorati, perché ci saranno tanti eventi sportivi, soprattutto nel mese di marzo, dove ci saranno le due tappe della Coppi Bartali, ci sarà il ripristino della Gran Fondo di Riccione, tutta una serie di eventi sportivi che faranno da corollario a questi eventi, come pure quelli culturali. Diciamo che chi verrà a Riccione questa primavera troverà tante sorprese, ma soprattutto molte iniziative che coinvolgeranno non solo i riccionesi ma anche i turisti. Sicuramente, appunto, sarà un'offerta molto variegata, che andrà da quella dell'intrattenimento, quella sportiva, quella culturale.